Buongiorno, buongiorno a tutti e buon carnevale a tutti. Siamo in diretta da Viale Gramsci per presentarvi il Carnevale dei Bambini. Oggi i protagonisti saranno loro, il mondo dei più piccoli. Domenica scorsa c'erano i nonni ed oggi tocca appunto ai bambini. Vediamo pronta, schierata già la banda Città di Fano con il maestro che oggi ha chiesto se qualcuno ha dei problemi, lui è pronto a risolvere, vero? Certo, perché c'è un sacco di lavoro da fare, quindi problemi, misure, qualcosa, note sbagliate, strade, fogne, quindi a disposizione. No, devo fare i complimenti perché la banda è così, sembra seria fino al collo e poi invece dal collo in su. Assolutamente no, anche perché Carnevale, la città del Carnevale, mi sembra più che giusto. Ma tutti si chiedono, ma in realtà la banda è seria però, sì. Beh, dipende dalle occasioni, sì. Dipende anche dal maestro, dicono. Allora quello è tutto il nocciolo, dipende proprio dal maestro. Grazie, buona musica con la banda Città di Fano che è pronta e schierata. Io direi a questo punto di far vedere anche il carro. Il carro prontissimo con i Pinocchi, perché sono loro, richiamano il mondo delle fiabe e soprattutto i bimbi. Andiamo a cercare quelli che sono i protagonisti di questa giornata, soprattutto vedo, ecco, sta arrivando il consigliere Nino Bonazzelli che un po' coordina questa sfilata, andiamo a chiedergli qualche domanda. Ecco Nino, così, due domande su questa sfilata, tanti bambini, soprattutto la grande carica dei bambini ha vinto anche quest'anno perché veramente ce l'hanno messa tutta. Ogni anno è sempre meglio perché dai primi anni ad adesso siamo arrivati a più di 600 bambini e la bellezza di 7-8 scuole. È un bel successo perché tutti gli insegnanti, i genitori sono felicissimi di riuscire a portare i bambini e coinvolgerli nel carnevale, perché è molto importante che si cominci da bambini per il carnevale. Ecco, sensibilizzare i bambini. Chissà che poi magari non viene fuori un carrista. Esatto, perché noi speriamo nelle nuove leve, in quanto i bambini sono oggetto di scelte loro e è possibile che l'amore per il carnevale si faccia sentire e si tramuti nel diventare carristi o artefici di mascherate. Ecco Nino, tante scuole presenti oggi, così facci un elenco, sono in tante, però senza dimenticare qualcuno perché loro ci tengono tanto. Abbiamo l'UNICEF che è parte da sola e si appoggia alla scuola di Sant'Orso. Abbiamo Luigi Rossi, Corridoni, poi le Mestre Pie di Marotta, Sant'Orso e Bellocchi, le scuole di Bellocchi. Poi a seguire abbiamo degli altri gruppi. È un gruppo che si chiama Couscous, che è un gruppo che fa dopo scuola e aiuta i bambini. E ci sono tutte le passate in rassegna tutte le scuole di Fano e le varie componenti, sia insegnanti che dopo scuola o animazione dei bambini piccoli. Ecco i colori invece del pupo, il Bugiardoni, i pupi. No, il pupo del Carnevale di Fano, il Bugiardoni, il grandissimo Pinocchio che pedala con la sua bicicletta e soprattutto dà il via alla vera sfilata delle scuole. Io direi subito di parlare con i protagonisti veri. Ecco che sta arrivando la scuola Luigi Rossi con un titolo molto particolare. Leggete insieme a noi: finché la scuola va, lasciala andare. Ecco, questo, siamo subito in compagnia della maestra Maria Cristina. La maestra Maria Cristina, che appunto ha coordinato un po' la quarta A, la quarta B e la quarta C, lo leggiamo anche dalle vele, esatto, che hanno appunto preparato i bambini. Come mai questo titolo? Ma abbiamo scelto sulle note dell'antica canzone Finché la barca va, abbiamo scelto il titolo Finché la scuola va, in questo periodo di difficoltà, di tagli e di tante cose che ci mancano, noi nonostante tutto andiamo avanti. Finché la scuola va. Prima ho sentito che i bambini la sanno cantare molto bene. Possiamo camminare, bimbi, intanto, eh? Perché noi facciamo parte della sfilata e piano piano camminiamo. Però io so che voi siete anche molto bravi a cantare. Perché prima, quando facevate le prove, io ho sentito che la canzoncina la conoscete molto bene. Allora, aiutati dalla maestra,
anche naturalmente a tutti i telespettatori di Fano TV, la dovete far ascoltare. Come fa la canzoncina? 1, 2, 3. Finché la palla va, lasciala andare. Finché la scuola va, vada a studiare. Quando il ministro viene, qualche cosa cambierà. Così la nostra barca con vento in poppa volerà. Così la nostra barca con vento in poppa volerà. Ma bravi bimbi, qui ci vuole un applauso, veramente bravi. Complimenti, complimenti a tutti questi marinai che dicono che questa scuola va in onda. E qui c'è una bimba che deve pescare qualcosa. Posso sapere il tuo nome? Camilla. Camilla, della quarta B? Quarta B, sì. Allora, quanto avete lavorato per fare questa maschera? Sarà 2 o 3 mesi. 2 o 3 mesi di lavoro, tanto, però ne valsa la pena, vero? Sì. Saluta a tutti i telespettatori di Fano TV che ci seguono in diretta. Digli buon carnevale! Buon carnevale! Buona sfilata, bimbi, andate pure avanti! Passa anche la quarta B del Luigi Rossi. Ed ecco, giustamente alla quarta C arriva subito un bel marinaretto che ti dice ciao amici di Fano TV! Ecco, la carica, l'allegria... L'allegria e la carica dei bambini, come sempre, è ineguagliabile. E andiamo avanti perché la sfilata non finisce qua. Io sono travolto tra i bambini, tra i genitori, tra i nonni che li sono venuti a vedere, e arriva subito, immediatamente, Filippo Corridoni e la Decio Raggi con una mascherata un po' particolare. Io vedo già a giudicare da chi porta il manifesto, già si sono, come si suol dire, conciati per le feste, vero? Molto, direi, molto divertente. Però così almeno nessuno vi riconosce. Ma qualcuno sì. Allora, diciamo anche il nome, così almeno siete riconoscibili sicuramente. Gabriella, tutti, la Gabriella, l'ho vista la sfilata del carnevale. Prego, prego, avanti, avanti con la sfilata, non blocchiamo la sfilata perché qua arriva un carico di doni, doni carichi di valori che colorano il carnevale. È stato un progetto molto particolare organizzato appunto dalla scuola Corridoni, sulla base di una poesia del Mahatma Gandhi sul discorso del donare un sorriso a chi non ne ha, donare la luce dove c'è la notte, e loro hanno preparato appunto questi doni. Prego, andiamo avanti con la sfilata, se il cameraman mi segue. Ecco qua, andiamo a intervistare loro, questi pacchi regalo preparati. Ecco qua, in prima fila, subito lei in prima fila, il tuo nome? Giada. Giada, che cosa hai rappresentato? Dei doni. I doni, come, quanto avete lavorato per prepararli? Parecchio. Sì. Però vi siete truccati oggi, siete prontissimi, pronti per sfilare. Questa è la sfilata, quella importante, come quella del carnevale? Sì. Invece adesso andiamo a parlare con le protagoniste, coloro che hanno un po' coordinato. Allora, siamo in compagnia della maestra Omicioli Roberta. Ecco, camminiamo pure perché non dobbiamo bloccare la sfilata. Allora, la maestra, ecco, io ho dato un piccolo cenno di quella che è stata l'idea di questa mascherata, ma naturalmente la maestra ne sa molto meglio di me. I bambini che partecipano alla sfilata sono i bambini della scuola Corridoni e della scuola Decio Raggi. La nostra mascherata ha il titolo Doni Preziosi perché i bambini hanno voluto regalare alla nostra terra, al nostro mondo, valori preziosi come la pace, la solidarietà, l'acqua pulita e tanti altri valori che oggi è importante ritrovare. Ecco, ricordiamo che classi sono, perché così meno riusciamo a capire anche che età hanno. Allora, i bambini vanno dalla seconda e terza elementare fino alla classe quinta. E adesso al momento le classi precise non me le ricordo, però fanno parte... Non fare torto a nessuno, non le diciamo. Non dico nemmeno una, grazie. Allora, io mi immergo in mezzo a tutti questi doni. Andate pure avanti. In mezzo a tutti questi doni si legge, si parla di pace, si parla di gioia, si parla di... Andate pure avanti, bimbi, andate pure avanti, senza problemi. Però nel frattempo un nome lo possiamo dire, qui c'è un cuoco. Sì. Come si chiama? Nicolas. Nicolas, vai pure avanti Nicolas, non blocchiamo la sfilata, perché qua ci sono tante persone che vi vogliono vedere. Salutate Fano TV, bimbi, salutate. E questa è la carica travolgente dei bimbi, del Corridoni. Prego, avanti coi doni.
invece che avanti coi carri si dice avanti coi doni. Andiamo avanti ancora, qui abbiamo coloratissimi, coloratissimi. Bimbi, fate un po' di casino per Fanno TV, vai! Avanti, avanti, avanti bimbi, andate pure avanti. Naturalmente l'immancabile saluto alla mamma che in diretta non può mancare. Andiamo avanti, qui ancora doni, ci sono ancora doni per tutti. Qui i testuali parole dei bimbi, venite a vederci, quindi chi lo vuole seguire dal divano di casa può farlo, ma credo che viverlo da qua sia completamente un'altra cosa. Passano i pacchi di Natale, passano questi doni appunto con ogni sorta di cibo, di regalo per i bimbi, e arriva subito un'altra scuola, la scuola dell'infanzia di San Sebastiano, opera Don Orione, che ha preparato un altro tipo di mascherata. Qui si parla ancora di cibo, venite pure avanti perché non blocchiamo la sfilata, cerchiamo di andare avanti, però è bene chiedere un po' Qual è l'idea di questa mascherata? Camminiamo pure? Allora, l'idea di questa mascherata è quella proprio di seguire il piano formativo dal titolo Mangiare per crescere. E allora abbiamo pensato di fare una simpatica colazione sull'erba. Infatti, se potete vedere, abbiamo bambini che hanno l'erba, quindi oppure le mamme che hanno delle belle tovaglie colorate, che hanno loro stesse colorate con i bambini durante le ore della scuola. Quindi è stata un'iniziativa per mettere insieme la famiglia in tutte le sue componenti e così vivere momenti di gioia oggi, ma anche nelle giornate precedenti, nel preparare questa bella iniziativa. Ecco, quindi i genitori che hanno collaborato con i figli, questo credo che sia ancora di più un valore aggiunto. Sicuramente sì, noi quando proponiamo qualcosa vogliamo che la famiglia sia partecipe in tutto alle iniziative dei propri figli. Grazie, grazie, buona sfilata a tutti e andiamo a parlare con qualche protagonista. Avanti, avanti pure con la sfilata, qua abbiamo dei biscotti, abbiamo la caffettiera, abbiamo qua i cuochi, qui degni di Masterchef. Cuochi, sì, sì. Che abbiamo? Vogliamo i nomi di questi cuochi noi. Francesco. Francesco che cosa porta qua? Porta dei bambini che hanno le fette biscottate. Oh, per fare una buona colazione. Colazione, prepariamo colazione per tutti quanti, per tutto il carnevale. Allora, buon carnevale anche a voi, noi andiamo avanti con la sfilata e qua abbiamo ancora tovaglie imbandite con i genitori che portano una piccolina, io voglio sapere il nome. Aurora, accompagnata naturalmente da mamma e babbo, andate pure avanti nella sfilata. Ecco qua, arriva ancora l'erba, qui c'è un picnic su prato, coloratissimo. E adesso io voglio invece il nome di queste due belle bimbe che sfilano. Mi chiamo Gloria. Gloria e? Elisanna, che portano appunto a spasso anche loro i loro genitori in questa colazione sull'erba. Sì. Vedi, complimenti ai genitori perché veramente hanno fatto sì un bel quadretto familiare. Questa è una bella foto da appendere nella vostra stanza. Prego, prego, avanti con la sfilata e buon carnevale. Qua abbiamo i biscotti. Abbiamo i biscotti. Come si chiamano questi biscotti? Samuele, il biscotto Samuele e il biscotto? Tommaso. E il biscotto Tommaso. D'altronde siamo in mattinata, quindi la colazione giustamente deve essere buona. Avanti e complimenti per questa mascherata. E qui, ragazzi, continuano ad arrivare fiumi di bambini coloratissimi. E qui abbiamo l'arcobaleno delle emozioni. Allora, che scuola si tratta questa volta? Siamo la scuola dell'infanzia Maestre Pio e Venerini di Marotta, è il primo anno che partecipiamo, però siamo contenti, ritorneremo perché è stato interesse dei genitori, è stato proposto in consiglio d'istituto, quindi abbiamo accettato con piacere. Ecco, i bimbi sono colorati da folletti. Sì, sono colorati da folletti di 6 colori, perché il progetto di quest'anno è sulle emozioni, quindi in pratica ogni colore rappresenta un'emozione, come dice anche il cartello. Purtroppo oggi siamo circa una sessantina perché l'influenza si è fatta sentire. Purtroppo l'influenza ha vinto, ma magari domenica prossima vincerà il carnevale. Domenica prossima saremo di più, ci contiamo. Buona sfilata e buon carnevale anche a voi. Allora bimbi, salutate forte la telecamera di Fanno TV, forte, che ci sono magari i vostri nonni che vi salutano. Salutate bimbi, salutate.
E questa è la carica e l'energia dei Folletti, delle maestre Pie di Marotta, insieme naturalmente agli immancabili genitori che stanno accompagnando questa sfilata. Sfilata che continua, questa volta non parliamo più di bambini, perché sembra che le scuole, pare per il momento che le scuole siano finite, e arriva immediatamente il carro legato ai parchi della Romagna. Ricordiamo che quest'anno il Carnevale di Fano è appunto legato ai quattro principali parchi della Romagna: Acquafan, l'Acquario di Cattolica, l'Italia Miniatura e Oltremare, in vari modi. Chi ha fatto la tessera dell'ente carnevalesca sa che con i soli 10 euro c'è un ingresso omaggio in questi parchi. Oppure, non so, chi ha comprato il biglietto della lotteria sa che con 3 euro di ingresso, appunto 3 euro di sconto in ingresso in questi parchi. Insomma, un gemellaggio tra il Carnevale di Fano e i parchi della Romagna. E naturalmente parliamo di parchi, e il Laboratorio Geniale ha subito costruito una mascherata ad hoc dedicata appunto all'acquario di Cattolica. E qua c'è questo squalo che ci guarda con occhi un po' assassini, ma in realtà sono occhi buoni, quelli del Carnevale. Laboratorio Geniale, un saluto direttamente dalla marmotta. Dalla lontra, scusate, non mi ero accorto che era la lontra. Scusate. C'è una differenza, scusate. E poi abbiamo i pinguini e poi naturalmente i Minion ormai immancabili protagonisti del mondo dei cartoni animati. Salutiamo ancora i Minion, saluti da tutto il pubblico di Fano TV. E qua invece giustamente scorrono anche quelle che sono i protagonisti dell'Italia Miniatura. E poi arrivano loro, me li mandano apposta perché sanno che io non ci arriverò mai, e ogni anno io provo ugualmente a fare l'intervista. Allora, io voglio sapere quanto ci si diverte lassù. Abbastanza, si vede tutto dall'alto, sprizza allegria. Allora magari mi potete aiutare, che magari se metto i trampoli riesco a arrivare più in alto anche io. Come no, certo, ci vediamo alla prossima, facciamo. Buon Carnevale, ragazzi. Grazie anche a te. Qui invece troviamo qualcosa di un po' familiare, un po' molto familiare, perché sentite il rumore di quei famosi batanai, e chi è di Fano lo sa che si parla della musica arabita, Gas Gas Arabito. Naturalmente è il centro Gas Gas che ha voluto così rivisitare in chiave 2015 la musica arabita. Esatto, è un omaggio. Come centro, il centro Gas Gas è un centro compiti, quindi ospita ragazzi insomma, come aiuto compiti, quindi è un omaggio alla musica arabita, dove nei suoi 92 anni, quindi ecco, sono ragazzi che anche da diverse culture si sono dedicati a costruire degli strumenti proprio in omaggio alla musica arabita di Fano. Ecco, avete lavorato parecchio, vedo proprio strumenti di ogni tipo e di ogni genere. E io andrei a fare un po' di casino con questi ragazzi. Allora, voglio sapere un po' di nomi. Continuiamo a sfilare, voglio sapere i nomi. Sofia, faccio un po' di casino con questo. Oh, veramente funziona, eh? Proprio. Io farei un appello anche al maestro Daniele Gaudenzi della musica arabita, se ci sta guardando, perché qua abbiamo dei nuovi talenti della musica arabita che si possono integrare nella banda. Ecco, e qua ragazzi... È partita la confusione, siamo immersi completamente nel frastuono della musica arabita, quasi degna di quella originale. Allora ragazzi, voglio fare un esperimento particolare, venite qua vicino, mentre camminiamo. Allora, voi sapete qual è l'inno del Carnevale di quest'anno? E allora, avanti i pacassoni coi cari, lo sapete, no? Fatemi un po' di casino, perché voglio vedere se siete degni di essere proprio come la musica arabita. Pronti, eh? Pronti? Vai! E allora vatti i pacassoni coi carri e ta ta ta, e vedi quant'è bella la libertà. Agia vatti su questa sfilata, senza presete dietro te non peghi sti vai. E allora vatti i pacassoni coi carri e ta ta ta, e vedi quant'è bella la libertà.
che no stupran tutta sta allegria che non con d'energia per combatte campa ta ta ta. Bravi ragazzi, fatevi un applauso perché veramente ve lo meritate, ve lo meritate tutto. Andiamo avanti con la sfilata perché qua la sfilata non finisce mai. È quasi più lunga di quella del pomeriggio, incredibile, non ci aspettavamo neanche noi. Sta passando il grande pupo The Dagelbrudet, naturalmente un richiamo al nostro cibo tipico fanese. Quest'anno il Carnevale e il Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce sono gemellati. Ricordiamo tra l'altro che vicino al Pincio è anche stazionato il Pallabrodetto, dove tutti i nostri turisti, ma anche i fanesi curiosi, possono andare naturalmente ad assaggiare il nostro brodetto. Alle mie spalle sta arrivando un'altra ulteriore mascherata, molto colorata e soprattutto molto confusionaria, come bisogna essere a Carnevale. Loro sono l'associazione Genitori Onlus di Monte Granaro, direttamente da Monte Granaro. Pedaliamo, navighiamo e insieme ci divertiamo. Questo è il vero spirito del Carnevale. Loro sicuramente sono i più colorati di tutti. Bisogna farli parlare con la musica e con la danza. Allora ragazzi, siamo in diretta, continuiamo a camminare, siamo in diretta su Fano TV, un saluto a tutto il pubblico di Fano TV. Ciao a tutti, buon carnevale e speriamo che sia bellissimo. Direttamente da Monte Granaro, vero? Sì. Ecco, noi vicino a Campofilone abbiamo il nostro vescovo, che è di Campofilone, quasi vicino a Monte Granaro. Più o meno, noi è stata un buon impresa venire quassù, però... è bellissimo, quindi bisognava venirci per forza. Ragazzi, complimenti da parte di tutti perché siete i più colorati e quelli che fanno più casino di tutti. Complimenti, grazie, complimenti mille. Veramente. I coloratissimi, il gruppo coloratissimo di Monte Granaro sta sfilando. Eccoli qua ancora, io mi diverto a inserirmi tra queste maschere. E voglio far parlare qualche protagonista. Il vostro nome? Gemma. Gemma, direttamente da Monte Granaro. Com'è questo carnevale di Fano? Bellissimo, divertente. Poi voi partecipate sia alla mattina che al pomeriggio? Sì. Si può dire che ormai ci avete quasi preso gusto. Davvero, vero. E invece Fano com'è? Eravate mai stati a Fano? Sì. Quindi allora dai, un grande ritorno. Fa sempre un piacere. L'estate, sì. Allora, buon carnevale anche a voi e buona sfilata. Ancora dell'associazione Genitori oggi di Monte Granaro. Pedaliamo, navighiamo insieme ci e la sfilata continua perché non finisce qui. Come nelle migliori trasmissioni televisive non finisce qui. Salutiamo il DJ Corrado Cori. Salutiamo il DJ Corrado Cori direttamente dalla torretta della direzione. E noi stiamo vedendo in lontananza una macchina un po' particolare, mi sembra di intravedere una Jeep, di quelle Jeep, quelle che si incontrano, non so, per esempio nella savana, caccia grossa nella savana, con tanto di Jeep, e io direi subito di intervistare istantaneamente. Che cosa succede qua? Caccia grossa al Carnevale di Fano? Caccia grossa al Carnevale di Fano. Siamo... direttamente da? Da Acqualagna. Quindi dal tartufo al Carnevale. Bravo, sì. Prego, avanti con la sfilata che io voglio intervistare un po' di bimbi. Allora, ho bisogno di sapere intanto il vostro nome. Enrico. Enrico, poi che abbiamo? Riccardo. Andiamo, camminiamo avanti perché la sfilata deve andare avanti. Allora, eravate mai stati al Carnevale di Fano? Sì, sì. Neocampioni, anche l'anno scorso. A Vermignano campioni del mondo. Campioni del mondo, siete di Carnevale? Ma voi sapete, bimbi, che al pomeriggio qua si tirano dei dolci e tanti dolci. Sì. Avete preso qualcosa? Sì. Anche domenica questa hanno detto dalla carnevalesca che ci sono tanti di quei dolci, quindi mi raccomando, Anche la posta. Pronti con il prendigetto? Sì. Ciao ragazzi, buon carnevale. Ciao.
grazie di partecipare. Se vuoi salire nella gita. Eccoci qua, eccoci qua. Siamo in diretta su Fano TV. Benissimo. E siamo in compagnia del Re Leone, mi verrebbe sì, da dire. Siamo, le diamo il re, però comunque leone, vai. Allora, raccontaci un po' l'idea di questa mascherata così scanzonata. Ma volevamo fare appunto una cosa ironica. Spero di essere che ci siamo riusciti, perché volevamo prendere in giro noi stessi su quello che riguarda il discorso animali, animalisti, visto che anche quest'anno a Fano si presenta anche questa occasione con i cani, col canile Melampo, quindi volevamo agganciarci un po' a questo discorso. Ironicamente noi vestiti da animali che siamo dietro per una processione, quindi è una cosa carina così. Complimenti per la criniera. Grazie. Perché se posso, no, perché il pubblico di Fano TV magari non può, ma io da qua devo sentire che proprio abbiamo fatto tutti da soli. È la criniera veramente, ricorda un po' quelli che sono i passatelli magari col tartufo di Acqualà. Bravissimo, è vero, hai fatto un abbinamento d'oro. È vero. Ci mettiamo anche un buon formaggio. Che così allora, chissà che magari invitate tutti quelli che sono al Carnevale di Fano alla vostra Fiera del Tartufo. Noi vi invitiamo al Carnevale all'Acqualagna, che si terrà il 15 di febbraio con il lancio del Tartufo Bianchetto e quindi il Marzaiolo. Quindi chi vuole partecipare il 15 a pomeriggio ad Acqualagna ci sarà il Carnevale. Vi aspettiamo. Bene, buona sfilata anche a voi. Grazie. E buon Carnevale. Grazie, grazie. E complimenti per la mascherata. Perché qua si va avanti, non è finita qui, non è finita qua, perché questa volta i protagonisti sono loro del Dama Nera. Un bel saluto a Fano TV in diretta. Ciao ragazzi, è bellissimo, quest'anno siamo tantissimi, le maschere sono bellissime, meravigliose. Grande Carnevale di Fano, avanti tutta. Allora Cristiani, ieri c'è stata anche una festa al Dama Nera, vero? Ieri era il mio compleanno, infatti oggi svegliarci è stato molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Però per il Carnevale si può fare. Per il Carnevale si fa, manca un pezzo, manca la scacchiera, ma la domenica prossima la monteremo purtroppo. Piano piano, piano piano. Erano 31 e ho festeggiato. Grazie ragazzi. Ciao bimbi, salutate Fano TV. Allora io voglio far parlare un po' questi bimbi, venite, venite, andiamo avanti, andiamo pure avanti, andiamo pure avanti. Allora io voglio sapere, tutte queste pedine, tutti questi scacchi della Dama Nera, giustamente, come si chiamano? Il vostro nome? Giulia. Giulia, poi chi abbiamo? Francesca. Francesca, poi? Aurora. Aurora, invece nella mia sinistra, andiamo pure avanti, il nome? Rihanna. Rihanna, poi? Martina. Allora bimbi, io voglio sapere quanto ci si diverte a sfilare qua nella sfilata quella importante, quella di Viale Gramsci. Tantissimo. Tanto, vero? Come ho detto già ai ragazzi di Acqualagna, al pomeriggio sapete, voi siete di Fano, sapete che qua si tirano dei dolci, quindi mi raccomando, tutti pronti col prendisetto, eh? Allora, fate un annuncio a tutti quelli che stanno adesso nel divano, ci guardano su Fano TV, dicono oggi pomeriggio tutti al Carnevale di Fano perché qui c'è il sole. No. Vai, vai, tutti al Carnevale. Tutti al Carnevale. Bravi bimbi, buona sfilata. Qui la sfilata, come si suol dire, è quasi infinita. Ma siamo arrivati quasi alla conclusione, penso, con il carro, che richiama un po' l'allegria del Carnevale. Siamo in compagnia di Happy Days, vero? Sì. Ecco, Happy Days che vi invita tutti oggi pomeriggio al Carnevale di Fano. Certo, con la loro animazione, intrattenimento sicuro, divertimento altrettanto sicuro. Giustamente vi hanno messo nel carro allegria, perché richiama un po' tutto quello che è il Carnevale fanese. Continuano ad arrivare bimbi, con tanto di genitori. E io vedo in lontananza un Peter Pan che voglio andare a salutare immediatamente. Vedo in lontananza un Peter Pan. Ci puoi dire come ti chiami? A tutto il pubblico di Fano TV. Siamo in diretta su Fano TV. Guarda là la telecamera. Come si chiama questo Peter Pan? Nicolas. Nicolas. Oh, ma è bello questo vestito. Fai un saluto da Peter Pan a tutta Fano TV. Qui invece vedo qualcuno
invece vedo qualcuno che è arrivato la domenica sbagliata, perché il carnevale di Cani, Simona, era domenica scorsa. Hai ragione, ma noi eravamo presenti anche domenica scorsa, soprattutto lei con un bel fiocchetto rosa, quindi era una meraviglia. Dì la verità, Simona, sei venuta qua perché era il carnevale dei bambini e qua ci sentiamo un po' tutti i bambini. Io mi sono divertito più dei bambini che oggi. È vero, anche domenica scorsa eravamo tutti in presa a prendere queste caramelle, ci siamo divertiti tantissimo. Comunque, mi piacerebbe davvero tanto che anche il prossimo anno fosse riproposto il carnevale degli animali. Ecco, questo è un appello così spassionato. Ecco qua i veri protagonisti di domenica scorsa. E invece io direi, a questo punto, la sfilata l'abbiamo vista, tanti bambini ancora con tanto di genitori che stanno sfilando alle nostre spalle. Io voglio salutare un babbo simpaticissimo con la faccia da gabibbo. Ciao, ciao a tutti. Direttamente da? Da Fano. Senta, da Fano, invece qui abbiamo la bimba. Gioia. Gioia, giustamente ce l'ha scritto nel ciuccio per non sbagliare. Ciao. Un bel saluto a tutta Fano TV. Ciao Fano TV, ciao. Ciao, ciao. Allora, siamo ancora qua in diretta e direi a questo punto che la sfilata è conclusa, ma il carnevale non finisce qua, perché vi ricordiamo alle ore 15 puntuali sul Sambodromo Fanese, qua in Viale Gramsci, vi aspettiamo per i tre botti che danno l'inizio al carnevale di Fano. Un appello, l'ultimo appello, poi chiudiamo questa diretta. A me mi hanno beccato prima e mi hanno fatto comprare i biglietti da lotteria, quindi direi... biglietto alla lotteria, con tanto di tagliandino della fiducia di oggi alle 6 e lo sconto nei parchi. Conviene farlo, perché veramente magari si può vincere l'Opel Corsa. Chiudiamo qua questa diretta, grazie a tutti quanti, grazie a voi che ci avete seguito dal vostro divano di casa, e devo dire, noi qua da Viale Gramsci ci siamo divertiti tanto. Viva il carnevale e soprattutto viva il carnevale dei bambini. Ciao!